Siamo in compagnia di Francesco Caravetta che sta per presentare il suo ebook edito da Teo Media, I Caminanti quando gli zingari rubavano galline. Prima di tutto, chi è Francesco Caravetta? Io sono un attivista, come sto spesso un poco d'archivio. Passo le mie giornate a cercare vecchi documenti, a trasformare questi vecchi documenti in materiale. Da questo è uscito il libro che presentiamo oggi ed è nato anche un blog su internet molto seguito che si chiama Antichi Delitti. Siamo sull'ordine delle 500.000 contatti in un anno e due mesi di vita. Quando Teo Media mi ha prospettato la possibilità di pubblicare il lavoro sugli zingari in formato ebook, ho accettato immediatamente perché questa nuova forma di espressione mi è congeniale. Invece il volume di cosa parla? Cosa andremo a presentare oggi? Raccoglie storie di piccola criminalità di zingari, dall'ultimo quarto del Novecento fino ai primi anni 50 del Novecento. E racconta, cerca di sfatare i luoghi comuni degli zingari che rubano i bambini,